Ciao a tutti, perché ti innamori di chi non ti merita? Prima di affrontare questo tema, però, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, nonché iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. E ti ricordo due eventi fondamentali. Che sono, eccolo qua con la lavagnetta, Torino, venerdì 17 gennaio 2020, farò un seminario su come eliminare la paura dell'abbandono affettivo ed eliminare la paura del rifiuto e sedurre chi vuoi. A Torino, venerdì 17 gennaio 2020, ore 20:45. Riferimento 333 15 11 703. Ti ricordo inoltre che a Milano, domenica 1 marzo, dalle 9:30 alle 19:00, farò un seminario full immersion, autostima e seduzione nella vita e nel lavoro. Riferimento 333 15 11 703. E se non vuoi partecipare ai corsi dal vivo, vai sul canale Massimo Taramasco ed abbonati al canale Massimo Taramasco sulla home page. A fianco al tastino iscriviti c'è il tastino abbonati, ti puoi abbonare tranquillamente. Ma veniamo al tema: perché ci innamoriamo? Perché ti innamori? Perché io non ho già dato, diciamo così, ho superato questi eventi. Perché ti innamori di chi non ti merita? Perché se noi ci innamorassimo di persone che meritano la nostra stima, che meritano la nostra considerazione, potremmo sicuramente stare meglio, potremmo essere sicuramente più felici da un certo punto di vista. Invece capita spesso, direi frequentemente, che andiamo ad innamorarci invece proprio delle persone sbagliate, proprio delle persone che non ci meritano, proprio delle persone che ci generano forti stati di sofferenza. Ora, dobbiamo tenere presente che quando persone ci pongono grosse difficoltà nella vita, le difficoltà da un certo punto di vista sono anche utili, possono anche servire, diciamo così, ma poi quando diventano eccessive e quando queste persone iniziano a somministrarci, diciamo così, delle sanzioni molto forti, no? Queste sanzioni sono l'abbandono, queste sanzioni sono il rifiuto. Queste sanzioni sono il tradimento, oppure la denigrazione, oppure non tenerci molto in considerazione. Allora, quando si verificano tutte queste cose, allora succede che praticamente noi abbiamo vissuto, diciamo così, delle situazioni, cioè, inaccettabili, perché veniamo meno a quella che è la nostra dignità. E la dignità deve essere un principio non negoziabile di noi esseri umani. Non possiamo accettare che le persone, in un modo o nell'altro, vadano a oltraggiare la nostra dignità, vadano a distruggere la nostra dignità. Questo non dobbiamo accettarlo da nessuno, perché accettare questa cosa è quanto di peggio può capitare nella nostra vita. Noi dobbiamo imparare a sbloccarci e non diventare più succubi di queste situazioni. E questo, tra l'altro, è anche l'unico modo per poter conquistare, è anche l'unico modo per poter raggiungere un obiettivo significativo nella nostra vita, è anche l'unico modo per ottenere un risultato positivo, perché altrimenti otterremo soltanto risultati negativi, otterremo soltanto situazioni che, anziché darci del piacere, ci danno della sofferenza, e noi inizieremo a nutrirci di questa sofferenza, perché, come dire, se il sistema mentale dovesse aspettare, diciamo così, di avere, di nutrirsi di emozioni positive, e non è che la nostra sfera emozionale non si nutre di situazioni positive, si nutre di situazioni positive, però per nutrirsi di situazioni positive deve, come dire, averle queste emozioni positive, quindi dipende molto da te. Non devi chiederti perché una persona ti tratta male, perché poi le persone si lamentano. Ecco, questa è la cosa peggiore, no? Le persone iniziano a lamentarsi e iniziano a dire: ma perché questo mi tratta male? Ma perché questa mi tratta male? Ma cosa ho fatto io? Ma sarò sfortunata, ma sarò sfortunata.